L'Università degli Studi di Catania ha avuto finanziato un progetto dal Ministero dello Sviluppo Economico per la valorizzazione di un sottoprodotto dell'industria agrumaria ed in particolare la valorizzazione del pastazzo, che è quello che residua dalla spremitura di arance, e attraverso un processo industriale abbastanza complesso ma ormai affinato, realizzato da alcune industrie del territorio siciliano, è stato possibile produrre una farina che è questa, che ovviamente è una farina deamarizzata e che viene utilizzata per la produzione di brioche, delle classiche brioche che vengono utilizzate per la granita siciliana, per il gelato siciliano, e che attraverso una serie di sperimentazioni ci hanno consentito di ridurre di oltre il 70% la quantità di margarina aggiunta in questo prodotto, così come la pasticceria lo produceva, e consentendo al tempo stesso di aggiungere fibra e quindi la possibilità di ottenere un prodotto che da una parte risulta privato o comunque con un contenuto ridotto di quello che è un ingrediente che certamente salutistico non è, ma addizionato di fibra che invece certamente è particolarmente interessante per l'alimentazione umana. La peculiarità, la cosa che ci sembra più interessante, che ci sembra particolarmente significativa dagli studi che sono stati condotti attraverso questo progetto, è che questa alveolatura della brioche è particolarmente regolare e che la brioche mantiene anche in shelf life una qualità che è assolutamente corrispondente al prodotto solo con margarina, scusate il bisticcio, ma che sicuramente ha una shelf life più lunga, proprio determinata da questa alveolatura così regolare. Al Crede Cereale stiamo studiando un metodo per recuperare reddito dagli scarti agrumari che oggi rappresentano un costo per chi produce succhi di agrumi. Quello che facciamo sostanzialmente è dare l'opportunità a degli imprenditori, appunto, che credano in questo, di poter recuperare reddito da questi che oggi purtroppo rappresentano un costo, sia gli scarti, il pastazzo. Noi mettiamo in piedi delle, diciamo, colonne impaccate a resina per poter recuperare tutte le molecole biattive che rimangono ancora in buona parte intrappolate nel pastazzo. In questo modo noi produciamo degli ottimi estratti che hanno delle caratteristiche anche mediche interessanti, come prevenzione e cura di molte malattie importanti, e abbiamo già testato questo con diversi partner biomedici, e questi estratti quindi possono essere utilmente utilizzati e inviati all'industria farmaceutica o cosmetica o anche dell'integrazione alimentare per svariati motivi, tra cui appunto quello della prevenzione, come dicevo prima, di alcune malattie come appunto il cancro o la retinopatia diabetica, la prevenzione appunto dell'obesità o del diabete.